Dopo aver affrontato le crociate nel capitolo precedente e aver fatto un salto in Estremo Oriente con la nascita dell'Impero Mongolo, torniamo nella nostra vecchia Europa. Vedremo prima in Italia la nascita e l'affermazione dei comuni e poi assisteremo a un nuovo scontro tra l'impero, i comuni e il papato. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Abbiamo visto che dopo l'anno 1000 c'era stata una rinascita delle campagne. Questo aveva provocato un aumento della produzione, un surplus di prodotti che avevano generato la ripresa del commercio. Ma dove si svolgeva il commercio? Soprattutto nelle città. Ecco perché rinascono, rifioriscono le vecchie città di epoca romana e ne nascono delle nuove. Nelle città, a causa dell'ampliamento della popolazione, nascono nuovi quartieri a ridosso delle vecchie mura. Questi quartieri vengono chiamati borghi. Sono abitati soprattutto da artigiani, mercanti e contadini, con le loro botteghe, i loro magazzini e le loro abitazioni. Questi nuovi ceti abitanti dei borghi vengono chiamati appunto borghesi. Alla fine dell'undicesimo secolo, quindi alla fine dell'anno 1000, nelle città si afferma quindi la borghesia, questo nuovo stato sociale molto dinamico, molto ricco e che diventa man mano sempre più potente. Ecco perché in Europa del Nord e in Italia centro-settentrionale nascono i comuni, questa nuova entità che andava prendendo sempre più potere, andava diventando sempre più ricca e cercava di affermarsi anche a livello politico. L'affermazione a livello politico delle nuove entità comunali ha nel corso dei secoli, dall'undicesimo fino al tredicesimo secolo, diverse fasi a seconda di chi esercitava il potere. Nella prima fase dell'età comunale troviamo, chiamata fase consolare, il governo delle città era affidato ai consoli, erano dei magistrati scelti tra le famiglie dell'aristocrazia feudale, praticamente i nobili, il cui numero variava a seconda della grandezza delle città. Venivano eletti da un arengo o assemblea di cittadini e da un consiglio delle famiglie nobili. Questo periodo è un periodo di forte instabilità a causa delle lotte interne all'interno appunto delle città tra le diverse famiglie nobiliari per aggiudicarsi il governo del comune. Poi, verso il XII secolo, passiamo alla fase cosiddetta podestarile. Che succede in questa fase? Per evitare le continue lotte tra famiglie nobiliari, si decide di nominare un magistrato esterno, qualcuno che non appartenesse alla città, in modo che fosse imparziale, che non parteggiasse, per nessuna delle famiglie nobiliari. Questo personaggio veniva chiamato podestà, di cui il nome fase podestarile. Era affiancato dagli esponenti più influenti della città, non solo nobili, ma anche esponenti della ricca borghesia, quindi grandi commercianti, banchieri, medici, e in questa fase vengono compilati gli statuti, ossia dei codici di leggi, delle leggi fondamentali valide all'interno del comune. Quindi in questa fase si assiste a una maggiore influenza della ricca borghesia sul governo delle città rispetto alla fase precedente. Nella terza fase, la fase popolare, invece, vediamo che la piccola borghesia, la borghesia fatta da artigiani, bottegai, rivendicava il diritto di avere una rappresentanza. Ecco perché al podestà, che rappresentava i nobili e la ricca borghesia, viene affidato un rappresentante del popolo minuto, e cioè il capitano del popolo, che affiancava appunto il podestà, facendo sentire l'influenza, la voce del popolo minuto. Per ora erano, e ancora per lungo tempo, saranno esclusi dalla rappresentanza politica i contadini, i lavoratori e ovviamente i poveri. Quindi, prima fase consolare, predominio, monopolio della nobiltà e dell'aristocrazia, seconda fase, fase podestarile, maggiore influenza della ricca borghesia, terza fase, fase popolare, anche la piccola borghesia o popolo minuto ha un rappresentante, il capitano del popolo. Esclusi dalla rappresentanza in tutte e tre le fasi, lavoratori, contadini e poveri. Ma nel frattempo, mentre i comuni diventavano sempre più potenti,
Che fine aveva fatto il Sacro Romano Impero Germanico? Dopo la morte di Enrico V, quello che aveva firmato il concordato di Worms con il Papa, deve essere eletto un nuovo imperatore. In Germania ci sono due candidati al trono, Corrado III di Svevia e Lotario II di Baviera. Questi candidati vengono appoggiati da due schiere, i Ghibellini appoggiano gli Svevia. Il nome Ghibellini viene da Waiblingen, che è il castello più importante della casata di Svevia, e i Guelfi che appoggiano Lotario di Baviera, dal nome del capostipite della dinastia di Baviera, Guelf. Questo secondo candidato era appoggiato anche dal Papa. Questi due schieramenti vengono in guerra, una guerra abbastanza lunga, abbastanza complicata, che si risolve nel 1152. Con la scelta di Federico I di Svevia, detto Barbarossa, che viene indicato come elemento unificante perché aveva parentela sia con la dinastia di Svevia, lui era uno Svevia, ma anche con la dinastia di Baviera, quindi mette d'accordo tutti. Qual è la prima cosa che vuole fare l'imperatore una volta salito sul trono? Riaffermare la sua autorità sui comuni del centro-nord Italia, che ricordiamo erano parte del Sacro Romano Impero, riaffermare la sua autorità sul Papa e conquistare il regno dei Normanni nell'Italia meridionale in modo da ricostituire il grande impero di Carlo Magno. Ci riuscirà? Lo vedremo. Federico Barbarossa, per sistemare le faccende d'Italia, per sottomettere i comuni, scende due volte in Italia. Nel 1154 indice, promuove, riunisce una dieta. Dieta, come vedete nel lessico sopra, è un'assemblea, una riunione indetta dall'imperatore. La dieta di Roncaglia, nei pressi di Piacenza, dove si incontra con i rappresentanti dei comuni italiani, a cui chiede la restituzione delle regalie. Regalie viene dal latino regalis, che vuol dire proprio di un re, e sono i diritti, i privilegi che spettavano al re. Quali sono questi privilegi? Imporre le tasse, battere moneta e scegliere i magistrati delle città. Con l'indebolimento dell'impero e il rafforzamento dei comuni, queste regalie, questi privilegi, erano stati acquisiti dai comuni abusivamente, senza chiedere il permesso all'imperatore. I comuni ovviamente si ribellano a questa pretesa dell'imperatore Federico Barbarossa, per cui Federico Barbarossa deve scendere una seconda volta in Italia nel 1158, indire un'altra dieta a Roncaglia, dove emana una legge che si chiama Constitutio de Regalibus, cioè regolamento delle regalie, in cui si afferma il potere assoluto dell'imperatore sui comuni italiani. Quindi, per legge, i comuni devono restituire questi antichi privilegi all'imperatore. Anche questa volta i comuni fanno orecchie da mercante, non vogliono nessuna imposizione da parte dell'imperatore. Allora, Federico Barbarossa scende due volte in Italia, nel 1160 e nel 1162, per radere al suolo la città di Milano e di Crema, che erano i comuni più potenti della Lombardia. Gli altri comuni non si fanno spaventare da questa prova di forza, ma nel 1167 si riuniscono a Pontida, nei pressi di Bergamo, dove formano la Lega Lombarda, un'associazione di comuni. Tutti i comuni riuniscono i loro eserciti per affrontare l'imperatore. A questi eserciti si aggiunge anche l'esercito del Papa Alessandro III, spaventato dall'avvicinarsi di Federico Barbarossa in Italia, così come l'esercito e la flotta della Repubblica di Venezia, che si sarebbe venuto a trovare come un puntino nel territorio imperiale, e anche il regno normanno, a cui spaventava l'avvicinamento del Sacro Romano Impero Germanico. Lo scontro decisivo tra i due eserciti avvenne a Legnano nel 1176, dove ebbero la meglio i comuni che sconfiggono l'esercito imperiale. Quindi la contesa tra Federico Barbarossa e i comuni si conclude nel 1183 con la pace di Costanza. I comuni riconoscono l'autorità imperiale, ammettono che esisteva un imperatore e che aveva un impero, ma
Di fatto ottengono piena autonomia, cioè possono esercitare le regalie, i loro privilegi, battere moneta, imporre tasse, eleggere i propri rappresentanti. Con questa contesa si conclude il primo scontro tra Federico Barbarossa e i comuni. Vedremo nella seconda parte del capitolo che la contesa riprenderà con i successori di Federico Barbarossa. Questo lo vedremo nella seconda parte del capitolo.